Valore aggiunto sicuramente tra i pali di questo Montefiascone vincente, la portierona Ambra Torrioni. Bravo. E qui con il marito Alessandro. Allora Ambra, anche a te, sensazione del dopo vittoria? È stata una bella vittoria, ce la siamo strasudata perché l'ultimo periodo è stato micidiale tra infortuni, problemi su problemi, però l'importante è che sia arrivata. E quest'anno, a differenza perché a me è già capitato di vincere i campionati, quest'anno veramente è stato strasudato e strameritato. E ti abbiamo visto in diverse occasioni, sempre super. Come fai ad avere questo rendimento così alto? Quest'anno gran parte del merito va sicuramente a Mister Goletti, che ci ha seguito, sia a me, a Annalisa, l'altra ragazza che ha lavorato bene con me, e quindi parte del merito è sicuramente suo, e poi tanta passione, tanti sacrifici condivisi, perché pure lui comunque mi segue, sta sempre con me, ce la mettiamo tutta, insomma, finché ce la facciamo è un piacere. Girovaga del calcio a 5, ti ricordiamo in diverse esperienze. Sì. Possiamo dire che resterai al Montefiascone? Io spero di sì, insomma, i presupposti per rimanere ci sono tutti, poi ci sarà, insomma, da parlare con la società, con le ragazze, vedremo. Da parte mia c'è piena disponibilità. Anche perché, diciamo, sai di che pasta è fatta la C regionale. Ho già fatto questa esperienza, c'erano anche le ragazze che sono salite in A, quindi era forse una Serie C ancora più forte quando l'ho giocata io. Però è un'esperienza che consiglio a tutte le ragazze che fanno la Serie D, perché veramente ne vale la pena, ti scontri con squadre molto forti. E il marito Alessandro che dice? Di solito sono magari le mogli che dicono basta questo pallone. Abbiamo sofferto, quest'anno abbiamo veramente sofferto. Però, sempre al seguito. Però va bene così, dai. È bello anche vincere così, sudandolo. Senti, ma la consigli magari? Gli dici, oppure no, fa da sola. Ogni tanto sì, gli dico qualche cazzata che poi glielo dico, che non deve andare quello che deve, insomma, veramente. Però è brava, via. Anche se è età avanzata, è brava sì, ancora. Iniziano a esserci gli anni. Sicuramente, diciamo, l'abbiamo vista sempre all'altezza della situazione. Allora, grazie Ambra, anche a te una dedica, magari particolare. La dedica la voglio fare a Roberto, perché è lui che mi ha cercato, è lui che mi ha portato qui, l'ho visto soffrire con le ragazze, è tutto per Roberto questo campionato, lo dedico a lui. Grazie. Forza Montefiascone. Grazie.